esta edizione del festival, perché siamo riusciti a contrattare con la Proloco una 5 giorni piena di sole, di caldo, senza una goccia. Posso fare una domanda, anche se non sono da fare. Dica. Quanto vi è costato questo accordo? Questo accordo è stato un accordo un po' faticoso. Sarà compreso tra un po' di tempo, cioè che è successo qualche cosa che va al di là del Marco Musica Festival. In genere, dico personale, su queste cose non mi sbaglio, è accaduto qualcosa che non è normale nella vita pubblica italiana, nella vita culturale italiana. E questo cercheremo anche di tematizzarlo nei prossimi giorni. Non è successa una cosa normale come un elemento del Mantova Musica Festival. Il Mantova Musica Festival ha prodotto qualcosa in più. Allora, io proverei a dire che in realtà noi abbiamo dimostrato in questi 5 anni coraggio 2 volte. La prima quando abbiamo fondato il Mantova Musica Festival, perché la sfida Sanremo era una sfida per nulla scontata ed era, secondo molti, destinata a vederci schiantare contro un muro. La seconda sfida è stata forse meno clamorosa, ma ugualmente difficile, cioè passare a una formula di festival costruita su, fondata su progetti, su idee, piuttosto che su una sequenza di grandi nomi. Vedete, c'è una cosa che mi ha colpito oggi, la densità dell'evento, la densità proprio culturale, morale, civile, musicale dell'evento di oggi. Mi ha colpito il fatto che al Viviena ci fossero i turisti stranieri che arrivavano al teatro per applaudire i nostri giovani talenti e che chiedevano loro di andare in Svizzera o in Spagna. Sono cose che forse sfuggono, ma il festival è questo, è una formula diversa, è un'idea che non sta affatto dentro l'elenco dei festival musicali che si fanno in Italia, fuori di chi viene a vedere